camice coloratissimo, naso rosso ed entusiasmo più che contagioso per portare il sorriso nei luoghi segnati dalla sofferenza. Scintillosa, Mrs. Piggy, Scotch, Pepeo, Blisga, Maracas, Besciamella, Domino. Sono solo alcuni degli oltre 40 volontari della sezione parmigiana dell'associazione VIP, Viviamo in Positivo, presente in moltissime città italiane. Il loro nome all'anagrafe importa poco e la loro specialità è la clown terapia, curare con una carica di travolgente ottimismo malati, anziani e bambini, persone, insomma, che si trovano in situazioni di difficoltà. La loro missione principale è quella di portare un po' di gioia nelle corsie degli ospedali, in perfetta continuità con Patch Adams, che ebbe l'intuizione di utilizzare la terapia del sorriso, perché una risata può avere lo stesso effetto di un antidolorifico. Sopra c'è la stessa luna a Pechino, tanterà. Ma se mangia una nocca cucinata sopra il fuoco, sotto c'è la stessa fame, e scusateci se è poco. Terapia del sorriso è il mezzo che noi utilizziamo per avvicinarci ai pazienti con cui quotidianamente andiamo a lavorare. È una terapia che utilizza gli effetti del buon umore su persone che hanno dei disagi, che possono essere disagi sociali o disagi fisici. Infatti noi andiamo ad operare in una realtà sociale, anche in una realtà ospedaliera. Fondamentalmente utilizziamo la gioia per portare un sorriso a delle persone che si trovano ad affrontare situazioni di difficoltà, e di conseguenza il nostro sorriso, il nostro naso rosso ci permette di aiutarli e ad affrontare sia situazioni quali quelle di disagi sociali, sia situazioni in cui la malattia rende difficile fare un sorriso anche per le cose più semplici. La storia ci racconta che hanno litigato, e non per una torta né per un gelato. VIP Parma nasce nel febbraio del 2006 da 6 volontari che si sono formati in un'associazione analoga a Reggio Emilia e hanno creato la nostra associazione qui a Parma. Allo stato attuale siamo circa 40 soci, operiamo in ospedale prevalentemente al Cattani, quindi nella parte di geriatria e geriatria riabilitativa, e in pediatria, soprattutto nel reparto di pediatria normale, appunto in assanteria pediatrica. Attualmente facciamo anche, e abbiamo fatto anche in passato, delle attività nel sociale. Siamo stati nel 2009 in Abruzzo, nelle tendopoli, appunto dopo il terremoto, e qui in città, nella nostra città, tendiamo ad andare nelle case di riposo o nelle case famiglia per aiutare, appunto, lavoriamo moltissimo con gli anziani. Normalmente facciamo attività di volontariato e per crescere, perché poi ognuno di noi ha bisogno di crescere per andare a lavorare con delle altre persone, siamo organizzati con degli allenamenti mensili. Ogni mese abbiamo 2 incontri che si basano essenzialmente sullo sviluppo delle capacità di ciascuno di noi e anche sullo sviluppo di quella che è poi la clownterapia, quindi la sensibilità nei confronti dell'altro, piuttosto che attività proprio giocose che vanno dalla giocoleria alla gag, all'improvvisazione, che ci permette di comunque di riuscire a portare il sorriso agli altri. Si giocano la terra e piantano bandiere, non sono colorate ma solo bianche o nere. Ciao, io sono Spazzolino e sono il più, come si può dire, il più anzianotto qua dentro. Oddio, come servizi, perché in realtà abbiamo anche chi è un pochettinino più anziano di me. Ma insomma, comunque diciamo che come servizi sono il più antico, il più anzianotto. E cosa vuol dire per me fare il servizio qui? Cosa vuol dire? Significa condividere con delle persone meravigliose e delle esperienze a volte anche forti, toccanti, come appunto andare in ospedale. E soprattutto significa emozionarsi, provare anche a dare qualche emozione e a regalare qualche sorriso. Non sempre ci riusciamo, ma quantomeno ci proviamo. Un'altra cosa che mi piace sottolineare è la differenza che abbiamo tra il fare i servizi con gli anziani rispetto a quelli ovviamente che facciamo con i bambini. Ecco, sono servizi che tra di loro sono molto diversi, proprio vengono impostati in maniera completamente diversa. Ovviamente abbiamo imparato tutte le canzoni di un tempo, quelle che neanche i nonni ormai ricordano più, da Romagna Mia a Una casetta in Canada, queste cose insomma, ma lo facciamo ben volentieri. Ma se prendo un cavallo e galoppano la sera, sopra c'è la stessa luna a Pechino.
fatta intera. Ciao, io sono Cheese, sono un clown da quasi un anno e la mia esperienza in questa associazione è iniziata un po' per caso. Ero sull'autobus, ho visto un volantino, mi sono presentata all'audizione di questo corso e mi sono innamorata, quindi la mia strada è cominciata tutta in salita e ogni domenica, tutte le volte che vado in ospedale, sono contentissima di dedicare parte del mio tempo a delle persone che sono meno fortunate di me e questo mi riempie di gioia. Ma se mangiano una mucca cucinata sopra il fuoco, sotto c'è la stessa fame e scusateci se è poco. Mie son Bargnocle, perché sono arrivato qua al VIP Italia? Per un semplice motivo, è perché la nostra presenza, la mia presenza può dare una gioia in 10 minuti, un quarto d'ora, un giorno a chi sta peggio di noi. E allora, dentro all'ospedale Cattani noi abbiamo trovato il nostro modo di far divertire non solo la gente che è, magari sono i pazienti, ma sono anche persone che accompagnano i pazienti. E chi sono? I familiari. Noi riusciamo con il nostro motivo, con la nostra presenza a dare un sorriso. Questo è importante. Io in modo particolare mi trovo molto bene perché sono quasi anziano come loro, però mi diverto anche e faccio divertire alla pediatria, dove sono i bambini. I bambini sono una gioia, sono una felicità, sono per tutti noi un modo di essere. E allora, perché non avvicinarsi a questo mondo? Io mi sono avvicinato. Ragazzi, venite anche voi, vedrete quale gioia, quale cuore, quale amore può dare questa organizzazione. VIP, viviamo in positivo. Nel mondo dei cowboys ci sono anche gli indiani, nel mondo degli indiani ci sono anche i cowboys. Ognuno ha le sue notti, ognuno ha i suoi mattini, le mamme di papà, i nonni e i bambini. Ogni anno per la clown terapia facciamo una raccolta fondi, tutto organizzato da VIP Italia, appunto la nostra associazione. Il 15 di maggio è la giornata nazionale appunto del naso rosso e vi aspettiamo a maggio, probabilmente in una città come Parma, bellissima, in una piazza dove vi aspettiamo appunto per la raccolta fondi nazionale. Vi invitiamo tutti a partecipare, ci saranno giochi, gag, sketch, giocoleria, giochi e quant'altro, come vedete, insomma. Ci stiamo preparando, vi aspettiamo presto, ciao! Ma se prendono un cavallo e galoppano la sera sopra il cielo, stessa luna.